Siamo i lavoratori della Sangherli Vetro Manfredonia. Da dicembre dello scorso anno siamo in presidio per ostacolare il progetto dell'imprenditore Giorgio Sangalli, il quale, dopo aver usufruito di 84 milioni di euro di finanziamenti pubblici, dopo aver stuprato il nostro territorio, dopo aver indebitato di oltre 40 milioni di euro la Sangalli Vetro Manfredonia per costruire la Sangalli Vetro Porto Nogaro, aveva in progetto di abbandonare il nostro stabilimento, smantellarlo in parte per rimontarlo a San Giorgio e vendere gli impianti restanti a terzi. Stiamo parlando di un sito produttivo del valore di oltre 160 milioni di euro e di oltre 400 famiglie fra maestranze ed indotto. La storia imprenditoriale di Giorgio Sangalli si commenta da sé. Ha sempre realizzato tutto sulle spalle dello Stato. Poi, appena libero da vincoli, ha svenduto ogni bene e ricominciato altrove. Aveva gli stessi propositi anche per la Sangalli Vetro Manfredonia. Non ha però fatto i conti con le maestranze combattenti del nostro sito produttivo, che hanno dato e gli daranno filo da torcere. Con la presente le vorremmo chiedere di aiutarci a vigilare sull'operato di quest'uomo, che ricordo essere fra gli imprenditori della lista Pessina. Infatti, nel 2009 l'imprenditore ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza, perché all'epoca risultava nella lista dei clienti di Fabrizio Pessina, avvocato svizzero arrestato nel febbraio del 2009 all'aeroporto di Malpensa, mentre si recava in Svizzera per riciclaggio. Dagli atti ufficiali del processo, i soldi portati all'estero dal Pessina furono circa 2,3 milioni di euro. La vicenda si chiuse nel 2012 con un patteggiamento e 6 mesi di condanna, convertiti poi in una multa. In particolare siamo preoccupati della proroga concessa dal Tribunale di Treviso per la consegna di un piano concordatario che si presume sarà liquidatorio. Le conseguenze di tale atto paventerebbero la chiusura del nostro sito. Un atto assurdo. L'azienda ha motivato tale proroga facendo ricadere tutte le responsabilità sullo sciopero e sul presidio stesso. A dimostrazione della falsità di tali affermazioni, nessuno ha mai vietato ed ostacolato l'accesso allo stabilimento rispettando la comandata in vigore da parte delle sigle sindacali. Le OSS hanno ribadito la piena disponibilità dinanzi al tavolo del MISE, si veda il verbale redatto il 17 febbraio, di effettuare pro e deroghe a tutto il personale occorrente per stilare il piano stesso. Durante lo sciopero sono stati 1. Chiesti e dovutamente consegnati i documenti. 2. È stato permesso al personale amministrativo e non solo l'accesso allo stabilimento per non gravare la già delicata situazione finanziaria. 3. È stato concesso ai commissari stessi di visitare il sito. Tutto ciò ottemperando alle richieste specifiche della proprietà. Nonostante sia stato revocato lo sciopero da oltre un mese, nonostante parte delle maestranze siano rientrate per svolgere determinate mansioni, l'azienda continua a non ottemperare i suoi doveri. Nello specifico, non sta pagando gli stipendi maturati. A ciò si aggiunge la richiesta, o meglio, il ricatto, di dover vendere il vetro giacente in magazzino e migliaia di litri di gasolio di scorta presente nei serbatoi per poter fare cassa. Queste sono solo alcune delle richieste fatte dalla proprietà alle organizzazioni sindacali, che di fatto impoverirebbero il nostro sito produttivo a danno di potenziali investitori. Per i lavoratori della Sangalli Vetro Manfredonia esiste una sola speranza, quella dell'amministrazione straordinaria, in maniera che si possano cercare nuovi investitori che ci restituiscano la nostra dignità di lavoratori. Tale situazione potrà accadere solo se si riuscisse ad estromettere la famiglia Sangalli, i fantomatici investitori russi e tutti i consulenti che profumatamente sono pagati con i nostri soldi dalla gestione del nostro sito produttivo.
A nome di tutti i lavoratori, uomini e donne, padri e madri di famiglia della San Galliveto Manfredonia, ringrazio anticipatamente per tutto ciò che lei potrà fare per restituirci la nostra dignità. Grazie signor Ministro, e mi permetta un'ultima piccola cosa. Un grazie va a tutti i lavoratori che, malgrado le continue vessazioni e sofferenze, da 6 mesi stanno continuando a lottare non solo per loro stessi, ma anche per la sopravvivenza di questo territorio. Grazie signor Ministro.